I dati registrati dai sistemi di monitoraggio delle precipitazioni della rete pluviometrica nazionale che IRPI importa con cadenza oraria evidenziano che nel pomeriggio e nella serata di giovedì 15 settembre l'intensità di pioggia che si è avuta al pluviometro di Cantiano è risultata estremamente elevata, soprattutto nell'arco temporale tra le 17 e le 21, che è stata pari a 265 mm di pioggia e che nell'orario compreso tra le 20 e le 21 il picco di intensità è stato di 90 mm. Nei nostri dati, la nostra banca dati ci dice che per i dati a noi a disposizione degli ultimi 10 anni, questo è un dato che non si era mai registrato. Tale intensità di pioggia ovviamente ha causato i danni e purtroppo le vittime che si sono contati e che si stanno contando in questi momenti. Il CNR IRPI organizza e gestisce un catalogo degli eventi di frane e di inondazioni con danni diretti alla popolazione. Un'analisi di questi dati per il periodo a partire dal 2000, quindi abbastanza recenti, dimostrano che le regioni con il più alto numero di vittime per inondazioni sono la Toscana, sono risultate la Toscana, la Liguria, la Sicilia e la Sardegna. Le Marche, in questo stesso periodo, in questi 20 anni, hanno fatto registrare 7 vittime per inondazione, di cui 3 avvenute nell'evento proprio a Senigallia, avvenuto nel 2014. Questo dato però ci dice anche che il numero che questa mattina si è registrato, ha totalizzato l'evento di giovedì, ha già superato purtroppo la media degli ultimi 20 anni per la Regione Marche.